Buongiorno lettrici e lettori, io sono Michela, benvenuti in un nuovo video. Oggi vi porto la recensione di una delle mie ultime letture che è Guida ai vizi e alle virtù per giovani gentiluomini. Questo libro è scritto da Mackenzie Lee ed esce, in realtà nel momento in cui sto girando il video ancora non è uscito, ma probabilmente quando vedrete il video è già uscito in Italia, il 29 settembre per la Oscar Mondadori. E in realtà esce in un'edizione di cui vedete la cover qui, doppia, ossia quella, insomma, nell'edizione cartacea che trovate in vendita c'è sia Guida ai vizi e alle virtù per giovani gentiluomini, che è il primo libro della serie, che il secondo, Guida ai vizi e alla pirateria per giovani gentildonne. È una serie composta appunto da due libri e li trovate tutte e due in uno in questa versione appunto che vi metto qua accanto a me. Esce al costo di 28 euro e ha 864 pagine. 28 euro, sì, insomma, non sono pochissime, però considerate che sono i due libri insieme, quindi in realtà non ho acquistato un libro, ma ne ho acquistate due. Io vi porto la recensione del primo, che ho letto in anteprima, grazie alla Mondadori, quindi Guida ai vizi e alle virtù per giovani gentiluomini. Questi titoli sono degli scioglilingua. Innanzitutto vi dico che la scrittrice è la stessa che ha scritto Loki. Di questo trovate sul sito sia la recensione del volume, che ve la metto nelle schede, che il video inerente alla traduzione italiana di questo volume, volume che mi era piaciuto tantissimo ed è il motivo per cui poi mi sono approcciata e ho voluto leggere questa dilogia, anche se insomma attualmente ho letto solo il primo, ma ho iniziato il secondo. Comunque parliamo del primo libro appunto di questa dilogia su giovani gentiluomini. Vi dico subito che mi è piaciuta molto meno rispetto a Loki, è un libro carino sicuramente, di intrattenimento con personaggi anche raccontati molto bene, non raggiunge probabilmente per i miei gusti i vertici di Loki perché lì insomma è il personaggio che fa la differenza, non lo ritengo neanche un libro eccelso, è un libro carino di intrattenimento. Quindi se decidete di approcciarvi alla lettura di questo libro, considerate che non state leggendo il capolavoro dell'anno, assolutamente, ma un leggero libro di romance ambientato nel Settecento con una scrittura molto piacevole e anche leggera, allegra. Di cosa parla questo libro? Ho detto sono una dilogia. Raccontano di due fratelli, il primo del fratello maschio di Harry. Montagu, detto Monty, nel libro viene chiamato Monty dagli altri, il secondo parla della sorella di Felicity. Il primo libro racconta appunto di questo Lord Monty, lo chiameremo Monty, perché così è il soprannome che gli viene dato nel libro, che ha una grande passione per le bevute, le avventure amorose, i vizi, insomma, la bella vita. E questo suo modo di vivere ovviamente non è molto gradito dalla famiglia, in particolare dal padre, che soprattutto dopo che è stato cacciato praticamente dalla scuola in cui è stato iscritto, decide di concedergli un anno sabbatico per il Grand Tour per l'Europa, ma poi di costringerlo alla vita da gentiluomo. Quindi all'inizio della storia troviamo Monty con il suo migliore amico Percy, anche lui di nobili origini, e la sorella a iniziare il Grand Tour d'Europa insieme ad un tutore. Che cos'è il Grand Tour d'Europa? In realtà ne ho parlato già nel primo video sui romanzi codici, cioè quello del Castello di Otranto. Tra la metà del 600 e metà dell'800 era uso, soprattutto per i lord inglesi, anglosassoni, ma anche poi insomma per il resto d'Europa in parte, ma era uso per i giovani lord di prendersi un anno sabbatico o comunque qualche mese, poi in base alle possibilità economiche, per girare l'Europa. Era un modo per ampliare le proprie conoscenze, per imparare altre culture, vedere altri posti e conoscere, ampliare i propri orizzonti. Ovviamente i giovani rampolli della nobiltà non andavano all'avventura da soli, ma venivano guidati da un tutor, da un cicerone, che li portava appunto in questo Grand Tour e si premuniva di non far prendere troppa cattiva strada a questi giovani rampolli in giro per l'Europa. Ovviamente il Grand Tour in realtà era un momento in cui ci si poteva dedicare ai vizi in maniera esagerata prima di dover appunto cominciare una vita da gentiluomo con tutte le regole che questa vita allora imponeva.
durante il Grand Tour poteva capitare di incontrare briganti, pirati o quant'altro durante la strada. In realtà i nobili tendenzialmente cercavano di viaggiare in maniera più sicura possibile, però insomma poteva capitare durante i loro viaggi. La scrittrice Mackenzie Lee si ispira a questa tradizione, appunto, che va dalla fine 600 a metà dell'800, per scrivere questo romanzo, dove appunto Monty sta per intraprendere il suo Grand Tour. Abbiamo detto, Monty è un personaggio dedito al vizio, molto viziato, molto egoista, egocentrico, tutto ruota intorno a lui, e comincia questo Grand Tour dove lui vorrebbe dedicarsi appunto ai vizi per tutto l'anno sabbatico ormai che gli rimane. Ma questo cicerone, questo tutore che viene messo alle calcagna di questi tre giovani, insomma, vorrebbe impedire tutto ciò e portarli verso un tour culturale dell'Europa. La caratteristica fondamentale di Monty è che lui è innamorato del suo migliore amico, è innamorato di Percy che è un uomo, e per l'epoca essere innamorato di un uomo poteva essere un problema enorme, sia dal punto di vista legale, perché insomma se venivi scoperto con un uomo non è che facevi tanto una bella fine, purtroppo, sia dal punto di vista emotivo, perché insomma possiamo immaginare in una cultura, quella settecentesca, in cui appunto il Settecento ha ambientato questo libro, quanto fosse difficile dichiararsi ad un uomo. Monty ha questo carattere sfavillante e soprattutto molto allegro, è sicuramente la parte allegra di tutto il gruppo che accompagna la lettura, e seguendo appunto il suo punto di vista, la storia dal suo punto di vista, il racconto è molto allegro, molto divertente, la storia è molto divertente. Percy è il ragazzo di cui è innamorato Monty, Percy che scopriamo piano piano attraverso il libro. All'inizio di lui non sappiamo quasi niente, se non che lui è in realtà è mulatto, è un figlio praticamente di un lord, ma ha la pelle scura, e quindi sempre ambientato in una società settecentesca potete immaginare quanto questo giovane, malgrado sia di origini nobili, abbia difficoltà nel vivere, nel girare, nell'andare in giro, proprio per il colore della sua pelle, perché spesso e volentieri gli viene praticamente chiesto se sia uno schiavo o sia libero e comunque insomma già per il fatto, per esempio, che molti hotel, loro, molte locande non possono dormire per il colore della pelle di Percy. Al trio, l'ultima del trio è Felicity, che è la sorella di Monty, anche lei di nobili origini, anche lei come il fratello poco avvezza alle regole della nobiltà, infatti lei non vuole assolutamente fare la vita da nobile e anzi vuole dedicarsi alla medicina. In realtà in questo volume di Felicity scopriamo molto poco, perché giustamente essendo il secondo libro della trilogia dedicato soltanto a Felicity, la scopriremo nel volume successivo. I tre insieme al tutor cominciano questo Grand Tour d'Europa e si troveranno invischiati un po' per la mancanza di tatto di Monty e per, insomma, la sua capacità di ficcarsi sempre nei guai. Si troveranno invischiati in un'avventura che li porterà a contatto con i briganti, i pirati in giro per l'Europa, li porterà in Italia alla ricerca di manufatti, insomma seguirà una grossa avventura dove i tre, soprattutto in particolare Monty, andrà a scoprire se stesso, andrà a scoprire la persona che c'è oltre alla patina di vizi ed egoismo che noi vediamo all'inizio del libro. Quindi andiamo a scoprire veramente Monty per com'è, per come per anche le doti positive che lui ha dentro di sé, e andiamo a scoprire sempre di più il sentimento che lui prova per Percy. Da questo punto di vista nulla da dire. I personaggi, in particolare, anzi, soprattutto il personaggio di Monty è ben costruito ed è, il libro è molto divertente. È un romance, però molto allegro e molto divertente, ambientato in questo Settecento molto poco storico. Ha delle referenze storiche, ma insomma molto poco attinente alla storia. Il problema del libro è che appunto la parte storica è molto più carente, la parte di trama è molto più carente, quindi è sicuramente un romance di intrattenimento, allegro, leggero, divertente, ma non vi aspettate un gran libro storico. Rispetto per esempio a un libro di cui ho parlato ultimamente, come La vera storia di Marzia Basile, qui abbiamo molta allegria, molta leggerezza,
Ma mentre lì avevamo delle basi storiche molto forti su cui si basava il libro, qui insomma eravamo nella sabbia, una casa costruita sulla sabbia, per cui tutta la parte storica è un po' romanzata e anche la trama in alcuni punti non pervenuta, insomma, nella lettura di questo libro non dobbiamo far caso troppo a ciò che sia verosimile nel libro oppure no, ma la parte centrale è appunto la simpatia di Monty e i suoi sentimenti. Quindi, se decidiamo di leggere questo libro, facciamolo consapevoli che stiamo leggendo un romance molto allegro, molto leggero. Se cercate questo, quindi un romance allegro in un'ambientazione storica, è sicuramente un libro che vi consiglio, soprattutto per la leggerezza con cui scrive McKenzie Lee, che è una scrittura molto molto leggera, molto piacevole da leggere, anche se si fa in inglese. Io, per esempio, questo l'ho letto in italiano, ma Loki l'ho letto in inglese, lei è una lettura molto semplice da leggere, molto facile a cui approcciarsi. Se invece cercate un libro che ha un contesto storico un po' più impegnato, con una trama più impegnata, probabilmente non è il libro per voi. Quindi è un libro, che direi un libro nel senso che è un libro sì se si cerca questo, è un libro sicuramente no se appunto cercate un libro più impegnato, è un libro sicuramente che rende la lettura molto piacevole, un libro di sicuro intrattenimento proprio per il personaggio di Monty, che è un po' questa macchietta a cui non puoi non affezionarti. Monty sicuramente è il personaggio che ho amato di più, anche perché è quello meglio descritto all'interno del romanzo, anche perché, insomma, ripeto, il punto di vista del lettore è proprio quello di Monty, quindi sicuramente è quello descritto. Mi aspetto dal secondo di scoprire Felicity, perché Felicity nel primo libro mi è apparsa alquanto antipatica, ma soltanto probabilmente perché appunto non la si conosce durante il libro. Quindi mi aspetto del secondo di scoprire Felicity e vi dirò poi nei wrap-up di fine mese, perché probabilmente questa lettura la finirò per ottobre, quindi nel wrap-up di fine ottobre sicuramente vi parlerò anche del secondo libro di questa trilogia. Quindi è un libro che mi è piaciuto, come ho detto, sì e no a seconda insomma di quello che si va cercando. Quello che mi sento di consigliarvi, avendola vista avendo visto sui social, perché ancora nel momento in cui io giro non è uscito il libro, avendo visto l'edizione sui social, l'edizione Mondadori è, come ci sta abituando la Mondadori ultimamente, veramente molto bella. Oltretutto, con un libro, acquistando un libro praticamente sia tutta la trilogia, perché si hanno entrambi i libri, quindi sicuramente da questo punto di vista un'ottima cosa, perché con un acquisto si ha tutto il pacchetto. Questo è tutto. Fatemi sapere se avete letto questo libro, se lo avete letto, se vi è piaciuto, se vi ho incuriosito, se non è il libro che fa per voi. Fatemi sapere inoltre cosa state leggendo, se quello che state leggendo vi piace. E detto questo, iscrivetevi al canale e lasciatemi un commentino sotto, insomma, per farmi sapere che siete passati. Io auguro buona lettura a voi, buona lettura a me e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!